Coach, seconda trasferta consecutiva per il basket Agropoli e una prestazione da cancellare assolutamente, quella in Sicilia contro Agrigento. Sì, diciamo, ma sai, da cancellare è un termine troppo negativo. Agrigento è stata una partita con tante ombre, con non buone percentuali di tiro, ma anche tante cose positive, perché siamo una squadra in costruzione che deve conoscersi, che deve trovarsi. Pensate solamente alla squadra di Agrigento, che ha tre giocatori italiani del quintetto che giocano insieme da 4 anni. Parlo di Piazza, di Evangelisti, di Chiara Stella. Hanno fatto una finale per andare in A1, hanno fatto i playoff, si conoscono a memoria. E adesso andiamo a Treviglio, dove diciamo, l'asse play pivot Marino Rossi gioca insieme da anni. Noi siamo una squadra nuova, con un allenatore nuovo, e ha bisogno di conoscersi, di annusarsi, di imparare delle cose, di imparare a collaborare, per cui c'è sempre qualcosa da imparare anche da una prestazione non brillante. Ecco, parlando anche con alcuni giocatori della squadra, c'è sempre una maggiore consapevolezza che cresce giorno dopo giorno nei mezzi del basket Agropoli, soprattutto una maggiore conoscenza anche da parte loro, e la percezione che stai avendo anche tu. Sì, perché comunque il precampionato è stato vissuto solo col gruppo italiano, costruendo determinati equilibri. Poi sono arrivati prima Langford, che è arrivato quasi 4 settimane fa, e Taylor, che proprio oggi taglia la terza settimana di lavoro con noi. E è logico che abbiamo dovuto inserire 2 giocatori che erano meno in condizione, che non conoscevano niente della squadra, e quindi ripartire da zero. Per questo che ho definito la nostra squadra in questo momento un cantiere aperto, con tanto lavoro da fare che solamente qualche settimana di lavoro al completo potrà diciamo, aiutare il gruppo per ridurre il gap con le altre squadre. Quindi sicuro questa è stata una settimana proficua, perché per la prima volta Taylor ha fatto tutta la settimana d'allenamento senza prendersi delle interruzioni, delle pause. E stesso discorso vale per Langford. Dispiace solo per l'assenza di Romeo, ma al tempo stesso va registrato il grande lavoro che sta facendo Contento nel prendersi spazi importanti da playmaker che fanno ben sperare per il futuro. Quindi settimana proficua, lavoro fatto bene, con intensità, ci dà fiducia, sappiamo esattamente quali sono gli aspetti da migliorare, e quindi andiamo fiduciosi in Lombardia, Treviglio, con la speranza di 1. Tirare con percentuali migliori, quindi avere gambe un po' più fresche, avere lucidità per alzare le percentuali costruendo buoni tiri. 2. Di avere una mentalità di squadra dove tutti devono essere sulla stessa pagina per sacrificarsi per 40 minuti anche quando il livello di difficoltà si alza. Ecco, questo è un aspetto mentale importante dove ad Agrigento siamo stati carenti, cioè quando il gioco si è fatto duro. Invece di come John Belushi, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Quando il gioco si è fatto duro, non tutti, non la totalità della squadra ha continuato a macinare, avere fiducia nel fatto di poter vincere la partita. Da questo punto di vista dobbiamo crescere.